Tu sinceramente ti aspettavi, cioè che aspettative avevi riguardo ai contenuti del gioco? Ti sospettavi che avrebbero un minimo cambiato le vicende? Allora, un pochino lo speravo, però non mi aspettavo che le avrebbero cambiate così tanto, soprattutto per quello che si diceva ultimamente, ovvero non cambieranno le cose, le espanderanno soltanto. Mi aspettavo solo di vedere uno a uno le cose che conoscevamo, con cose in più, magari, non lo so, personaggi tagliati, queste robe qua, però non mi aspettavo di vedere così tanto cambiato un personaggio, tutta la vicenda di un personaggio che, vabbè, era terziario, però comunque qui si è preso un episodio intero per sé. Ok, mentre cioè, nel secondo episodio. Il secondo episodio mi ha colpito. Ovviamente parliamo della morte di Tess con il bacio dell'infetto. Mi ha colpito perché allora, è molto figo come avviene nel gioco, no? Ricordiamolo, no? C'è lei che per prendere tempo sta là, tu intanto sali con Ellie e dall'alto vedi che la sparano. Ce la puoi vedere proprio mentre nel gameplay che viene sparata, se non sbaglio, no? Perché con la presa dall'alto tu vedi verso il centro dell'edificio, al piano terra. Qua invece no, totalmente cambiato ed è un clicker, no, un infetto normale a ucciderla, quindi hanno tolto l'essere umano e hanno Ammetto. messo l'infetto. Qua c'è tutto, secondo me, un discorso da fare, quindi non so se ci vogliamo arrivare man mano oppure se No, iniziamo già. vabbè, no, Ok, in tu generale. invece? Allora, andiamo con ordine. Come dice, come ha detto, il prologo del secondo episodio. Sì, Quel bellissimo. prologo là a me ha messo una cazzo di ansia. Cioè, io mi sono dovuto fermare un attimo dopo averlo visto perché c'avevo proprio. Cioè, ma mi ha messo un'angoscia quella cristiana lì che fa la scienziata. Fuori, quando Moaning Willie dice bombardate, ma lei lo dice, cioè lei prima di dirlo si prepara, perché per dire una roba del genere una scienziata vuol dire che la situazione è gravissima, Sì. quindi lei si prepara emotivamente, poi dice bombardate con una, come dire, quel rigore scientifico, ma allo stesso tempo quell'emotività di una persona qualsiasi che mi ha scombussolato. Per me è incredibile già la sua prestazione attoriale. Bravissima lei. Ma cioè, quel prologo lì quanto saranno stati? 5 minuti, 10 minuti? 10 minuti scarsissimi. Quella roba là mi ha fatto sentire, mi ha fatto temere la minaccia del Cordyceps. Cioè, solo quella più di tutto quello che hanno fatto nel gioco. Perché nel gioco, almeno personalmente, non è che ho chissà quanto sentito proprio la minaccia del Cordyceps incombere. C'erano gli infetti che però ti facevano paura perché li dovevi affrontare. Quindi poteva essere un infetto, poteva essere uno zombie, poteva essere qualsiasi cosa. Qui invece proprio te la carica in una maniera incredibile. E prologo, secondo me, una delle cose più belle dell'episodio 2, ma in generale di quello che ho visto finora. E ti dirò di più. Io per ora mi sono trovato più coinvolto in quelle fasi lì che nel vedere Joel ed Ellie. Magari è perché. Allora, secondo me questo è. Aspetta che un attimo metto le cuffie così mi Sì. sento ancora meglio. Secondo me quello è conseguenza di quello che abbiamo vissuto noi col Covid pure un po', perché io pure, soprattutto proprio nella fase in cui, cioè, lei è presa dal panico, che non sa manco da scienziata cosa pensare. Cioè, mi ci sono rivisto un sacco, quegli attimi di panico in cui dici cazzo, ma c'è qua, sta veramente più fine il mondo. Cioè, mi sono rivisto io di 3 anni fa in quella scena là, e per questo mi ha colpito un bel po', tantissimissimo. È bello poi quella parte perché cioè nel gioco non ti viene mai. Non si soffermano mai a spiegarti per bene, proprio dedicandogli un momento d'origine di tutto. Te le buttano qua e là, pezzi di lore, però nulla mai di centrale. Mentre qua,
partono subito con sta cosa del, cioè almeno c'erano quei piccoli dettagli messi nel primo episodio, poi nel secondo e terzo era conferma che la cosa quindi veniva da diffusione della farina, insomma. Alla, sì, alla fine la farina infetta fino sugli scaffali, la gente l'ha consumata e da lì è scoppiato il tutto. Che fila totalmente come discorso. La Sì, c'è globalizzazione è il assolutamente. motivo per cui le cose si spargono Sì. per Questo tutto il mondo. diciamo È quello che abbiamo che vissuto. esatto, proprio quello abbiamo Sì. vissuto. Questo bruttissimo. E poi è Cioè, bello aspetta, a tal anche. proposito ricordo che ci sono stati i primi periodi di diffusione del Covid in cui i ristoranti giapponesi stavano, cinesi, giapponesi stavano passando periodi bruttissimi perché la gente non ci andava, ancora prima del lockdown, non ci andava per paura che gli Sì, sì, ingredienti sì. Esatto. fossero, provenissero dalla Cina e quindi fossero infetti. È bello pure vedere che questo, vabbè, poi nel terzo, però è collegato a quando ho visto anche nel primo episodio, cioè nel secondo episodio, che c'è il governo che attua una serie di massacri mirati. Cioè, ad esempio, prende una serie di magari cittadini che non sono, che manco sono infetti, e invece che evacuarli, li prende e li massacra. Così magari c'è da riescono a contenere la diffusione del virus, andando proprio a eliminare il mezzo che più lo diffonde, che sarebbe l'uomo. Diciamo che è una cosa pesante, ma assolutamente realistica. Che secondo me, siamo arrivati vicini a una situazione come quella, l'abbiamo sfiorata di così. Sì, come dice Pep, nel nostro caso ci sono stati alcuni episodi di razzismo, che diciamo estremizzati sono quello di cui sta parlando Kenzo, ovvero l'uccisione proprio di masse di gente in The Last Sì, of Us. assolutamente. Vai, vai. E in merito al fatto che hai detto che nella serie adesso ci parlano dell'origine del Cordyceps, della diffusione, ho trovato inaspettato anche che Joel la conoscesse. Cioè Joel ti fa proprio il discorso quando spiega Ellie nel terzo episodio, è venuto tutto da lì, poi si è diffuso, nel giro di una serata tutti hanno mangiato quelle robe là, quindi perché nel gioco non si concentrano troppo nel costruire questo world building riguardante il Cordyceps. Che ci sta alla fine, secondo me. Perché nel gioco tu sei il giocatore, ti devi vivere quell'avventura lì. No, forse non c'è lo spazio per andare a guardare più in là. La serie invece ti permette con il prologo, con questi momenti più, diciamo, meno Sì, ma concitati, di espandere queste cose qua. sono momenti che si adattano meglio, cioè molto meglio, cioè sono momenti che sono fatti per una serie. Perché? Perché nel gioco sei tu il giocatore che devi, che almeno, ciao Cinzietta, che almeno The Last of Us è molto incentrato sull'esperienza del giocatore, nel senso che è il giocatore che deve andare a scovare i dettagli qua e Sì. là, e non è che il gioco che te le butta lì le cose, molto, per quanto riguarda la lore del mondo di The Last of Us. Mentre la serie di per sé è una cosa che tu vedi, cioè nel senso non è che vivi, tu la stai vedendo, quindi di conseguenza loro possono fare molti questi magheggi tra flashback, approfondimenti su Ciao Fred. ciao Fred, approfondimenti sulla lore, come scoppia il virus, quindi ci sta alla grande che facciano queste cose ora, Sì. cioè è proprio il medium che lo permette più del videogioco. Certo, infatti le lodi diciamo che si vanno a fare in merito a questa decisione di spiegare la diffusione del fungo, non vanno lette come nel gioco dovevano farlo pure, quindi non sono critiche al gioco, ma sono lodi nell'aver deciso di andare in questa direzione per quanto riguarda quello che vogliono fare con la serie. Esatto. Nemmeno sono. Guarda, Cinzietta matta. Arriverai a recuperarlo in tempo per la fine. Ma forse. Allora, poi quindi nel secondo, dopo che c'è la parte iniziale, ci spostiamo su Joel e Tess che cercano un attimo di capire se fidarsi o meno di Ellie per quanto riguarda il discorso immunità. Secondo me quella parte lì è. Cioè, nel senso, quella fase lì di
di incertezza. Mi è piaciuto tanto e sinceramente era una, non una mancanza, però comunque nel gioco, quel momento di stasi in cui loro stanno lì e cioè dicono ma stiamo a fare una cazzata oppure no? Sì, Cioè dura non c'è poco. una parte, dura pochissimo, mentre lì comunque Joel è tutto l'episodio che riflette su questa cosa qua e te si dice no, fatti i cazzi tuoi, no, Sì. tutto a posto, ci serve questa cosa, andiamo avanti. Joel la Quindi risposta definitiva se la dà alla fine del terzo episodio. Quando praticamente sì. chiede di nuovo ad Ellie, mostrami il braccio. Sì, esatto. Vabbè, quindi quella parte fighissima. E poi c'è la fase in cui possiamo dire un po' che debutta il gameplay del gioco nella serie. Sì. Cioè, quel momento in cui, ad esempio, ci sono loro. Una cosa, vediamo se esce fuori. Dice nella live Esatto, Cinzietta? dice un topic particolare. Comunque, la fase di debutto del gameplay nella serie, Submit! quella parte lì è bellissima secondo me. C'è il modo in cui loro riescono, ad esempio. Oh, grazie, Willix. Grazie Willix per l'abbonamento. Ecco, esatto, Peppe, esatto. Vabbè, questo poi dopo affrontiamo anche questo discorso. La parte del gameplay è figa perché si vedono, tipo, si vede un po' tutto. Cioè, nel senso, c'è la fase dello stealth, in cui tipo magari si nascondono dietro i cosi con i clicker che vanno di qua e di là, la fase in cui devono stare zitti, c'è quella in cui, cioè in realtà, cioè in cui devono mirare la testa per ammazzarli, perché altrimenti i clicker ci vogliono 10 colpi per ammazzarne uno, c'è il corpo a corpo, c'è un po' tutto quello che abbiamo visto nel gioco adattato alla serie. Poi c'è stata la grande, secondo me, quel pezzo là. Poi, come dire, cioè nonostante tu sai già quanto sono pericolosi i clicker, Sì. cioè vederli così vivi e così, come dire, più forti rispetto magari pure ai personaggi che sono appena partiti nella serie, ti fa sentire molto più, no, pericolosi, ti fa vivere molto più la tensione della situazione, Sì, almeno anche quello che ci siamo qui. perché se da un certo punto di vista nel gioco tu la cosa la vivi e quindi magari la senti di più. Dall'altro, comunque, poi una volta che capisci come funzionano i pattern di come agiscono i clicker, li puoi anche rompere. Qui invece è la serie proprio che ti accompagna con i personaggi e ti fa vivere per forza quelle sensazioni lì, almeno ci prova a farlo. Quindi, anche qui si torna sempre sullo stesso discorso alla fine, che mi sta tornando in mente spesso e anche nelle discussioni quando si parla dell'adattamento di The Last of Us, ovvero che scelte hanno fatto in merito al mezzo con cui stanno raccontando di nuovo The Last of Us. Esatto. Ma prima della parte di cos'è un museo, no? Un hotel o un museo. Parlano del Cordyceps. Il palazzo del governo, dici? No, per quello di cui parlavi ora, dei clicker. Del museo. Ok. Parlano del Cordyceps che è tutto interconnesso. Questa è grande differenza Fighissimo. rispetto al Questa è la novità. Sì. gioco. Allora, secondo me questa. Allora, innanzitutto perché non potevano farla nel gioco? Perché altrimenti dal punto di vista del gameplay sarebbe stato impossibile. Cioè, tu ti prendevi un clicker, tipo, magari dovevi innanzitutto stare attento a non pestare cose. Poi magari se non so se funziona anche che gli infetti tra di loro sono interconnessi. Se sono interconnessi fra di loro, ti prendevi stealth un clicker, così però svegliavi tutti gli altri 50, quindi era assolutamente infattibile mettere una cosa del genere nel gioco, volendola anche contestualizzare nel gameplay. Esatto. Cioè, nel Mentre. senso. Vai. Vai, vai. Vado io. Mentre Vai, vai. nella serie proprio ti contribuisce a rendere più spaventoso, drammatico il Cordyceps, che più che nel gioco sta davvero assumendo il quasi è quasi come se fosse un'entità, il nemico della serie praticamente. Nel gioco era anche così, però dava più contesto per parlare cioè era più una cosa di contesto per parlare dell'essere umano. Invece qui si parla dell'essere umano nella serie, però c'è anche questo elemento del Cordyceps che è come se fosse un personaggio a sé. Alle sequenze del gioco risponde al terzo episodio.
Non so a cosa si stesse riferendo Pep. Manco io. Cinzetti invece però, cos'è? Vabbè, la... Perché invece della lingua noi siamo il primordiale? Non, ci stiamo perdendo stasera. Esatto, stasera non capiamo. Comunque, la cosa del del coso che è tutto collegato, no? È figo perché, come dici tu, nel senso, magari io nel gioco c'è la situazione in cui sei in una stanza a combattere dei clicker, fai un casino bestia della Madonna, però siccome non varchi la soglia e non entri nella stanza successiva, sì, i clicker della stanza successiva non si smuovono, anche se sì, fa un casino della Madonna. Quindi questa cosa qua nella serie sarebbe stata molto molto irrealistica se la so giocata, diciamo, così, cioè collegando il tutto attraverso sto filo sentiero che collega tutti i cazzo di clicker nella zona. Sì, come Shingeki, come diceva Willix. Sì, sì. Batteria. Sì, il discorso del fatto che era improponibile mettere nel gioco una cosa del genere quando ci sono le orde, cioè pestando gli scarti di un infetto ne chiamavi altri 100, sarebbe stato impossibile fare una cosa del genere. Poi, poi la fase, a me piace un sacco nel momento in cui loro escono dal museo, dopo la battaglia, c'è Joel, vabbè Willix, ma, stai un po' un attimo allargando la situazione, però... Però devo dire che ci ho pensato anch'io, eh? Io sinceramente no, nel senso... Però vabbè, comunque, nella fase successiva a quella del gameplay, tra virgolette, mi è piaciuto tanto quando tipo loro si fermano sul terrazzo e c'è Joel che caccia il nastro per curare curare Tess, rifacendosi comunque al nastro che si usa anche nel gioco per fare il medikit. Sì. Non ricordo male. Quello a me è una chicca stupida che a me piace un sacco. Mi piace veramente tanto. E, vabbè, poi c'è stato lo shot pari paro di loro, di Ellie che passa sulla cazzo di spranga di legno. E vabbè, arriviamo insomma alla fase finale, Palazzo del Governo, che io pensavo loro rifacessero, cioè io ero convinto che loro rifacessero quella parte 1-1. Invece, quando ho capito che stavo andando verso un'altra direzione, sono stato contentissimo, perché, come dire, a me piace più così che magari scontrarsi con quelli della Fedra. Sì. È molto più bello e coerente così col mondo apocalittico che si stava vivendo, anche con quello che magari è stato detto a inizio episodio, di quelli che sono tutti collegati attraverso sto cazzo di filo. È vero, in riferimento all'episodio in sé ci sta tantissimo la scena, perché ti hanno inserito questa meccanica e alla fine te l'hanno mostrata proprio in azione, anzi è stata la... Esatto. Tutta la meccanica scatenante di quello che è successo. Dal punto di vista di invece cosa preferire fra le due, io davvero non riuscirei a scegliere. Al di là dell'esecuzione, quindi magari parliamo dopo del bacio, se quella scena in sé ci è piaciuta oppure no. Però proprio Tess uccisa da Fedra oppure Tess uccisa da infetti, secondo me... Allora, io forse avrei preferito Tess uccisa dalla Fedra per iniziare a mettere l'accento sul fatto che l'uomo è il problema vero della questione, non il cordyceps in sé. Però, come detto prima, la serie sta puntando molto sul instaurare un po' di più questa sensazione di proprio vedere il cordyceps come un nemico. Quindi ci sta che sia stata uccisa dagli infetti, e anzi proprio dal cordyceps, perché loro sono arrivati per le interconnessioni. Quindi mi vanno bene entrambe le cose. Anche perché, per mostrare che appunto cioè, è l'essere umano il, tra virgolette, il problema, ci sarà tempo. E anzi, dell'essere umano non ho già deciso di parlarne in maniera proprio super approfondita nel terzo episodio. Esatto. Esatto. E del bacio invece, Kenzo? Proprio la scelta di romanzare così tanto la morte di Tess. Io devo dire la verità, io allora quella parte là inizialmente non l'ho tanto capita, quella cosa del bacio non l'ho tanto capita,
Poi riflettendoci ho detto, ma non è che magari siccome lei si stava trasformando, perché poi non mi so manco documentare questa cosa, magari l'infetto non l'ha rilevata come umana, ma come un atto della sua specie, quindi l'ha sbaciucchiata per Ah, questo motivo? no, non lo so, non Cioè, io credo, perché però non ci me la sono sta. saputa spiegare bene questa cosa qua del bacio, però, cioè, anche se senza motivo, c'è cioè, un'aggiunta che è molto innocente, nel senso non ti cambia storia, non ti cambia la visione che c'hai di un personaggio, dell'evento, cioè, cazzi. Sì. Magari è giusto per darti disgusto, che ne sai, giusto per tirarti quel disgusto dal vedere quei cazzi fumi che gli escono dalla bocca. Allora, sicuramente non è una cosa che dici tu, allora, è sicuramente una cosa romanzata. Hanno voluto condire la morte di Tess, che invece nel gioco avviene in maniera cruda, così, pam, sparata dalla Fedra. Non è una cosa incoerente, perché alla fine lo scopo dell'infetto è quello di, e questo ce l'hanno mostrato più volte, proprio iniettare le radici in un altro corpo. Le radici, le escrescenze del fungo, perché alla fine, nel secondo episodio, appunto, inizio il secondo episodio, quando la dottoressa apre la bocca di una delle prime infette, di quella morta, le caccia fuori la radice. Questo nel gioco non mi pare, lo vediamo, che ci sono proprio le radici del fungo che si sviluppano dentro il corpo. Vediamo tutti i cosi che escono fuori, però questo particolare qui non lo vediamo mai. Quindi ci sta che l'infetto non debba per forza andare a mordere, a dover scavare. Semplicemente le mette le radici nel buco, nel primo buco utile che trova. E chi vuole No, intendere, intenda. dici non ci sono, le ho scattate se non sbaglio. Ok. Vabbè, comunque mi è piaciuto il fatto che cioè tipo Ellie abbia smascellato così tanto, molto più del gioco in realtà. Sì. Più incazzata il gioco è lì nell'abbandonare Tess. Bello perché comunque cioè, magari questo ti lascia intendere che si è creato un minimo di attaccamento alla figura di Tess. Sì. Figo. Hanno sfondato casa di Ante nel frattempo. Sono arrivati gli infetti. Esatto. E poi che c'è? Ah, vabbè, la frase di Tess salva chi puoi salvare. Sono arrivati quelli della Fedra a casa di Ante. Ma mi sparano, ma arriva un Sì, infetto e mi ficca le radici nel naso. la cosa di salva chi puoi salvare, una frase molto, molto semplice ma efficace per quanto riguarda il personaggio di Joel, soprattutto in relazione a sia a quando è accaduto con Sara, sia diciamo a Ellie. Figo. Comunque, vabbè, poi arriviamo al terzo episodio. E si apre quindi con loro nella foresta. Bella Mi è piaciuto sequenza. tanto, bello perché c'è stato questo semplice scambio di parole tra Ellie e Joel, che comunque da quello che sappiamo sarà sempre più frequente come situazione, che comunque ti ancora una volta, come ha detto anche prima Pep, vedi un Joel più umano, Sì. più molto meno chiuso rispetto al gioco del gioco, non c'è quella corazzona che lo divide dal resto del mondo, soprattutto da Ellie. E poi che altro? Tipo la cosa che lui fa che di lanciare la canna secca, bellissimo. Cioè quel semplice gesto mi è piaciuto un sacco. Sto guardando la serie insieme a mio fratello che ha giocato il gioco mentre io no, e quindi lo sfrutto per farmi spiegare le differenze. Ci sta piacendo entrambi e poi lui apprezza sia i cambi che hanno fatto rispetto alla serie, sia le cose che hanno fatto uguale. Sì, io viceversa, sto guardando la serie con la mia ragazza, io ho giocato il gioco, lei no. Quindi vedo anche chi invece non ha giocato il gioco come reagisce a certe cose, certe, ecco, scene oppure situazioni che magari io già avendo giocato il gioco e conoscendolo magari vivo in maniera un po' più fredda perché già so come vanno e come andranno. Tra l'altro lei ha capito subito, vabbè, spoilerino, che Ellie è lesbica. Io non ho capito come ha fatto, ma
A quanto pare anche Bella Ramsey, se non sbaglio, ha fatto il coming out. Sbaglio, ha detto che non si ritrova in un okay. Non binaria, so che dico bene. Beh, io non riuscirei a intercettare i segnali, le cose da cui puoi capirlo, però certe movenze, certi gesti, se davvero è effettivamente così, magari, non so, qualcuno che è più pratico me lo saprà dire, complimenti a Bella Ramsey. Mentre della parte di cui parlava Kenzo, no, beh, niente da aggiungere, è molto, molto bello. Allora, poi c'è la fase, diciamo, poi si passa a Bill, vabbè, subito si passa sì, a Bill. Sì, c'è un'altra fase di... c'è la fase di loot, no? In cui sono nel... dove Joel nasconde le munizioni, anche quella citazione della fase del gioco, vai a raffi tutto. Sì, esatto. Poi lei che trova i Tampax, oddio, trova i Tampax, incredibile. Poi, mamma mia, crudissima la scena in cui taglia l'infetto e lo accoltella sul cranio. Sì. Vero. In realtà lì mi aspettavo un momento jump scare, però sono stato sorpreso del contrario, ovvero che l'ha segato lì sul momento, via. Bill. Ah, Bill, però come ci arriviamo a Bill? Con una bellissima, secondo me, transizione. Stupenda. Inquadratura sui resti, sui cadaveri del bambino e della mamma. Flashback, e così ci colleghiamo a Bill. Ma cioè, come se la sono immaginata questa? Incredibile come scelta. Arriviamo a Bill e anche qua riprendiamo l'argomento del come si adattano a certe cose. Tutta la storia di Bill e Frank nel gioco era Bill, c'era Bill, e tu di Frank lo venivi a sapere sia da quello che diceva lui, ma alla fine soprattutto con il bigliettino che lasciava Frank, che diceva che se n'era andato, che non sopportava più Bill e queste robe qua. Quello che dicevo io nella scorsa live era che alcune storie, alcuni particolari in The Last of Us nel gioco li conosci attraverso la narrazione ambientale, ovvero esplorando, vedendo come sono messe certi ambienti, trovando i bigliettini, eccetera eccetera. E mi chiedevo come le adatteranno queste storie nella serie, in cui non puoi assolutamente fare una narrazione ambientale a questo livello, appunto le sconvolgono, e da questo deriva la nuova storia di Frank e Bill, che ovviamente nel gioco non avrebbero mai potuto fare, perché cioè, come fai a interrompere il gioco per così tanto tempo? Farlo nella serie è stato anche un rischio, secondo me, perché siamo solo al terzo episodio e tu già per un episodio intero mi togli dei protagonisti. Però è stato un rischio che, secondo me, ne è valso completamente la pena. A voglia. Ma in realtà la storia di Frank e Bill è una storia che si rifà molto anche a quella di Joel e Ellie, comunque. Cioè, sì. Riuscire a costruire un rapporto umano in un mondo in cui di umano c'è poco e nulla ormai. E poi la storia di Frank e Bill è paradossale, perché loro cercano anche di costruirsi, di crearsi una vita normale in un mondo che non è nemmeno più normale, in un mondo che ormai è completamente fuori controllo. Ed è bellissimo anche per come un po' ti scompone e ti ricompone il personaggio di Bill, che tu nel gioco lo vedi come un cazzo di matto nel gioco. Nella serie invece è tutt'altro. Sì. Cioè, capisci che c'è altro, capito? Oltre a quello che tu già sai. E quando fanno questi cambiamenti qua, è qui che la serie vince, secondo me, sotto il punto di vista. Assolutamente. Quando prima che uscisse la serie, appunto, si parlava del fedeltà 1-1 e tutti erano felicissimi, io dicevo sì, va bene, ci rivediamo di nuovo The Last of Us per come lo conosciamo. Invece mi fa molto piacere che ci siano queste cose nuove che possono stupire anche chi il gioco lo conosce filo per filo e per segno. Vedi, però hanno preferito sto piccolo cambiamento per quanto riguarda Bill. No, bellissimo, sì, cioè, proprio, cioè, indipendentemente ora
Submit! In che senso, Andromaca? Grazie mille per... ha rinnovato l'abbonamento, grazie mille. Ha scritto: ho saputo che stavate parlando di buchi e sono entrata. Perfetto. Grazie di nuovo. Indipendentemente adesso dal diverso dal gioco o no, tutta la storia di Bill e Frank è davvero bella. Nonostante è come se si mettesse in pausa la... cioè non è che è come si mette in pausa tutta la narrazione principale, ma questa cosa non ti pesa per niente, secondo me. E appunto ti parla dell'essere umano, però non come intendevo io, quindi della parte brutta dell'essere umano, ma ti prende la pandemia e la usa per parlarti della parte bella dell'essere umano. Ma basta, andiamo avanti, non so dovresti di altro. No, per ora no. Mi fermo qua. No, ma è bello pure il fatto che nonostante venga messa in pausa la narrazione, comunque ti narra tanto del mondo di Last of Us. Sì. Cioè, tu da questo episodio vieni a sapere come il governo ha agito inizialmente per evacuare comunque le cittadine, i posti più, le case più isolate, scoprendo che poi in realtà non aveva fatto un cazzo, perché ha ammazzato tutti quanti, ha fatto una strage. E, ti fa capire anche che comunque Joel, nel senso, si è spostato spesso, arrivando addirittura da Bill con Tess, sì. È un'altra cosa interessante, e ti fa vedere pure magari, tu vedi lo scoppio di tutto dal punto di vista di Bill, e vedi che lui va in giro a rubare risorse qua e là. Cioè, il mio sogno, schiudermi una notte in un supermercato. Esatto, io la volevo arrivare. Stupendo. È il sogno di tutti quanti, quello di stare in un supermercato la notte e piano tutto il cazzo che ti va, tutto, fai una sega, tutto. Cioè, rubiamo i ladri. Perciò, secondo me, è un episodio che nonostante metta in pausa la narrazione, ti narra, cioè in maniera subdola, ti narra comunque tanto. Cioè, ti narra quello che ti serve sapere del background di Joel e Ellie. Sì. Cioè, il background, nel senso di... tutto... E anche del background fra Joel e Bill. Cioè, per quel poco che si vedono interagire, secondo me riescono a costruire benissimo il rapporto che hanno. Cioè quella sorta di stima, io l'ho vista così, vedi, quando loro sono al tavolo. Non so, è come se fosse una sorta di stima reciproca, perché entrambi sono due che non si fidano degli altri. Però riconoscendosi in questo, secondo me si iniziano a fidare l'uno dell'altro, appunto. Sì. E questo l'hanno... cioè hanno costruito questo rapporto molto particolare, con degli sguardi e due frasi. È vero. Io pensavo fino all'ultimo che... Io sinceramente non l'ho pensato manco per cavolo. Io, conoscendo come andava a finire nel gioco, come era già finita nel gioco, nella scena in cui Frank se ne esce di casa, timeskip se non sbaglio fino al 2007 o 13, quando lui se ne esce di casa ho detto: ah vabbè, la fanno andare così e quindi poi Bill se ne sta da solo. Invece no, poi 2007, quindi poi continuano... la scena delle fragole, la morte di entrambi, la cena prima della morte. La scena del sesso, lì io ho scoperto di essere omosessuale. No, scherzo. Esatto. Quando no, gli preparo l'ultima cena, quindi gli giri il piatto come aveva fatto... Mamma mia. Ma vogliamo parlare di come hanno invecchiato i personaggi? Belli, vero. Bene. Porco due, cioè io quando ho visto il modo in cui li hanno invecchiati, che cazzo hanno fatto? Guarda, io a queste cose non ci ho proprio pensato, per farti capire quanto l'hanno fatta bene. È fatta veramente l'addio il trucco e il parrucco di sto episodio. Cosa ti è successo? Ti trovo benissimo. Grazie Andromaca, in realtà niente. Non è vero, Kenzo, sei particolarmente brillante stasera. Ho acceso la luce. Ah, ok. Ecco che c'era di diverso rispetto al solito. Non l'ho acceso.
Volevo dire una cosa proprio figa su queste cose qua, su Bill e Frank. I miei giorni sono invecchiati di 50 anni. Questo è vero comunque. Però tipo Bill dice che lui era già vecchio, cioè nel senso stava invecchiando molto più di Frank. Sì. Grazie Andromaca Ciao per essere Andromaca, passata. grazie per essere passata. Senti il rumore di un aspirapolvere. Sono arrivati quelli della Fedra, Sì, ragazzi. sono arrivati da me, adesso arrivano dal Piemonte all'Abruzzo, ci hanno messo poco. Devo dire una cosa. Dio Cristo, guarda, porco di... Ah, mi piace pure che loro ti mostrino anche tipo la parte negativa della relazione, tipo loro che litigano, discutono. È comunque un'aggiunta carina che ti rende ancora più viva la cosa, ecco, assolutamente. Sì. La cosa che ho visto criticare molto è che questi qua praticamente beccano soltanto un gruppo di umani che gli vanno a cagare il cazzo verso la fine, in cui tipo Bill rischia la vita, che non si vede magari nessun altro umano intervenire, ma in realtà secondo me la cosa la spieghi molto semplicemente dicendo che a noi hanno voluto mostrarci soltanto quell'episodio là, ma come in Certo. qualsiasi opera in cui proprio, ma potresti dire, cioè magari quelli che ti fanno la critica e ti dicono, ma guarda caso il Death Note è cascato proprio a fianco al Light, ma cioè, È cascato 300 volte prima. nel senso non è che porco due, dai, Sì. quindi sì, sai quante volte potrebbe succedere che quelli la fanno lì a attaccarli, però ci hanno dovuto raccontare secondo quella storia là appunto perché magari in quella situazione là Bill è stato ferito e Frank l'ha salvato. Chiaro. Come alla fine questa cosa ce la rafforzano anche con le frasi di Joel. Lui dice che la zona è isolata, circondata dagli infetti, quindi comunque te la rafforzano il fatto che loro hanno avuto magari pochi incontri con altre persone. Poi avevano, cioè, prima ho parlato di mamma ho perso l'aereo. Loro erano tipo mamma ho perso l'aereo, ma all'ennesima potenza con le Porco trappole Dio, là era mamma ho intorno. perso il Kalashnikov, porca troia. Mamma mia. E comunque, come dicevo, beh, sì, è una vita, una condizione di vita usurante. Ciao Loliet. Ciao Loliet. È usurante perché sì, devi stare costantemente attento, ma vivi 24 ore su 24 con la stessa persona, solo con quella persona. Non hai rapporti con altri, a meno degli incontri che avevano con Joel con Joel e Tess ogni tanto, perché non è che andavano chissà quanto. E incontri che poi avvengono solo grazie a Frank, perché per Bill sarebbero potuti stare da soli. Esatto. E quello ti fa, cioè, come dire, è una critica al comportamento di Bill che si è voluto chiudere in se stesso più e più volte. Magari quello lo ha anche portato a perdere Frank in un certo senso. Magari muovendosi avrebbe potuto conoscere qualche dottore, qualcuno che potesse dare una mano a Frank. Sì, anche se sarebbe stato molto difficile. Sì, vabbè, un tumore, Sì. per carità. E poi arriviamo alla fine dell'episodio. E quindi penso che possiamo arrivare a parlare di Joel. Perché qua la lettera di Bill ha comunque avuto il suo impatto in Joel, soprattutto quando parla della morte di Tess. Cioè, protegge Tess e Tess è morta. Che comunque non è che ha chissà quale reazione. Cioè non è che si mette a piangere, a disperarsi perché a ripensare alla morte di Tess. Quindi ha comunque quella parte fondamentale della caratterizzazione di Joel, ovvero il chiudersi al mondo. Però è molto più umano rispetto al gioco. Come già avevamo visto nel primo episodio, ce lo dicevamo, nel gioco è un Sì. carro armato, qui invece i suoi Porco sprazzi di due. umanità ce l'ha. Sì, assolutamente. Ma non avevano freddo con le finestre aperte. Beh, diciamo che... Vabbè. Diciamo che avranno freddo per tutto il resto della loro non vita. Diciamo che non se ne accorgeranno manco di avere freddo, però comunque. Va bene, spesso nel mondo di The Last of Us fingono di star male o di voler aiutare e poi impurano l'altro. Vabbè, questa è un po' la filosofia alla base di The Last of Us, però che il primo bastardo pezzo di merda è l'uomo. Sì. Esatto, Loliet. Porco due, veramente, ci manca solo quello, cazzo.
Comunque, io ripeto quello che ho detto prima. Joel così mi piace molto di più, cioè nel senso, non è che mi piace di più, però me lo sento più vicino come personaggio. Cioè lo sento molto, riesco a empatizzare meglio con lui, Sì. vedendolo molto più delicato di come nel gioco. Se, cioè, se, a me serviva un cambiamento del genere per una serie TV soprattutto, perché mentre nel gioco a Joel dici, ti ci affezioni, ci empatizzi, soprattutto perché lo usi, e lui è il personaggio che utilizzi più durante il gioco. Qua invece serve questo escamotage per rendertelo più tuo. Sì. Ultima parentesi su Frank e Bill, gli attori hanno fatto un lavorone. L'attore è quello di Parks and Recreation, no? Quello che fa Non Bill. saprei. Quello del meme che butta il computer nel cassonetto. È lui, Parks. Fammelo vedere, se riesci. Comunque hanno fatto un lavorone, c'è la scena del bacio, il primo bacio che si danno, che è fantastica, mamma mia, ti fa sentire proprio il... Ah, cioè, possiamo ancora vivere cose e sensazioni che vivevamo prima della fine del mondo. Sì. E vediamo il meme. Il meme, aspetta, sono così. Hey bro! Listen, I was trying to buy this handcrafted mahogany wood model of B-25 Mitchell Panchito aircraft. Aw, for me? Don't sass me. And I went to this website and this ad popped up that said, "Hey Ron Swanson, check out this great offer." What's your question? My question is, what the hell? Like how do they know you are? Yeah. Okay. There are these things called cookies where, like, if you go to a site and buy something, it will remember you and then create ads for other stuff you might want to buy. So it learns information about me. Seems like an invasion of privacy. Dude, if you think that's bad, go to Google or type in your address. No, non la conoscevo. Questa è una memata epica, ragazzi. Ci ho riso come un coglione la prima volta che l'ho vista, sta cosa. Però sì, è lui. Ora che l'ho visto è lui. È proprio lui, eh. Comunque sì, io... Lui l'ho visto soltanto in qualche... Ma io manco l'ho visto tutto Parks and Recreation, l'ho visto proprio a cazzo su YouTube. Però vederlo in queste vesti qua, un personaggio completamente diverso, mi ha fatto stranissimo. Ha fatto un lavoro della Madonna, lui sia lui che Frank. Parliamo dell'elefante nella stanza. C'è un elefante nella stanza? Hunt si è masturbato durante la scena di sesso. Io mi sono masturbato quando Ellie infila il No, coltello no, nel no, 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 cervello no. del... No. Ah, ok. No, ok. No, pensavo volessi deragliare un altro. No, no, no. Allora, no, allora, vediamo una cosa. Allora, io mi sono salvato un po' di commenti che ho visto su Facebook. Vai. Ovviamente nell'anonimato più totale li insulteremo le madri a questi qua. Non è nato più totale, tipo, Anzi. magari adesso condivide Tutto. nome, cognome, via. Condivida le informazioni per Mangarulette. Che tra l'altro sarà Allora. domani, votate su Instagram. Allora, un attimo che c'ho i porno di Kiss Me Licia qua. Cazzo stanno i commenti. Aspetta che non trovo, cazzo, me li ha salvati. Aspetta che... Ma porco. Ma dove cazzo li ha messi, oh? Ma già che Telegram si fa la cartella sua, madonna. Allora, vediamo subito. Comunque a me sta piacendo, al contrario di come mi sarei potuto aspettare. Avevo ovviamente un po' di pregiudizi, ma non tossici, quello mai. E poi dietro c'è anche Drachman. Sì, i pregiudizi non tossici li avevo anch'io, ovviamente, però episodio dopo episodio li stanno già distruggendo i pregiudizi, anzi, adesso non ne ho più, ma già dal primo episodio veramente non ne avevo più.
c'è un casino di hype per i prossimi. Li leggi Kenzo Boce? Allora, ho fatto veramente fatica, manina che fa così. Puntata eccessivamente lenta, con una montagna di discorsi prolissi. Il finale va a parare come nella serie originale, e alla fine ci può stare, però non mi è entusiasmato. C'era e c'è molto altro da approfondire. E se gli episodi sono 9, credo a questo punto forse non chiudano i cerchi con il primo gioco. Vabbè, questo è un coglione. Spero inizino presto a mostrare i veri pericoli del mondo della Stovase. La gente che si approccia solo alla serie non ha idea del gruppo di pazzi che ci sono là fuori. Allora, innanzitutto questo qui ha esposto un timore del genere basandosi su 3 episodi, proprio 3 su 9, quindi un terzo della serie. Poi dice... c'era e c'è molto altro da approfondire, e se gli episodi no, che cazzo, scusa, lo di dopo, spero inizino presto a mostrare i veri pericoli del mondo della Stovaz, la gente che si approccia sulla serie del gruppo di pazzi che ci sono là fuori, cioè ti fanno vedere questo episodio che wow, Bill è un cazzo di matto, proprio perché ti fanno vedere questo qua che si crea cittadina, si rintana, certo stermina un gruppo di persone proprio al sangue freddo, che ne frega una sega. Poi ti fanno vedere che il governo ha bruciato una cittadina intera, così senza scrupoli. E stiamo tornando al terzo episodio, tu hai visto questo. Nello scorso hai visto Satta in Aria Tess, hai visto le luci che nel primo facevano terrorismo a tutto spiano, quelli della Fedra che ingabbiavano la gente. Che ammazzano un bambino con la siringa. Esatto, quindi che sa di questo? Ma esatto. Guarda, come se la serie stesse agli sgocci, non... Sì, infatti. Ma poi la roba che non riescono a chiudere la prima stagione col primo gioco, è confermato che la seconda stagione tratterà la parte 2, mi pare, no? Sì, sì, sì. Cioè, a proposito di questo, ultimamente è uscita la notizia, confermata la parte 2, Bella Ramsey si mostra tipo soddisfatta, sarà anche nella seconda stagione? Beh, senza fare spoiler, ma in The Last of Us Parte 2 ci sono i flashback, quindi penso sia abbastanza scontato che sarà anche nella seconda stagione Bella Ramsey. Esatto. Un po' come i flashback dell'Amica Geniale, la famosissima serie che anche Ant ha visto. Certo. E poi, quindi, vabbè, questo qui è già uno, che... E io presumo che la cambieranno per lei da adulta. Secondo perché, me sì. A meno che non aspettano altri 3-4 anni, così nel frattempo Bella cresce un po', però non la vedo dura, sinceramente. Infatti. Cioè, alla fine lei ha comunque 19 anni, diciamo che fisicamente non so fino a che punto possa crescere. Bella Ramsey ha 19 anni? Sì. Chissà allora, chissà. Non so. Allora... Questo ha scritto puntata che non mi è piaciuto. Poi vabbè, già. Zero, per carità, bella la storia, tutto quello che volete, ma bastava manco mezza puntata e si andava avanti con la storia tranquillamente. Se non altro mantiene una certa qualità. Una certa qualità. Ma allora, cioè, io posso capire che tu la serie l'hai finita. Tutta la serie stai a posto, cioè l'hai finita. Sai i tempi di ogni cosa, sai dove potevano dedicare più tempo, dove ne potevano dedicare meno, ma tu no. Dio Cristo, che sei al terzo episodio, che questi si concentrano tutta la puntata su questi due stronzi qua, ed è la cosa è fatta pure bene, ma che cazzo di problemi ti crea? Sì. Cioè, che sono stupidi questi qua che non si sono detti, che hanno detto, cazzo, ma oddio, facciamolo durare tanto così senza senso. Ovvio che ci sono un senso se hanno fatto durare tanto, Dio Cristo, razza di illeso. Anzi, ogni scena che mostrano, ogni momento che mostrano è fondamentale, secondo me, per descrivere il rapporto che hanno voluto appunto descrivere fra Bill e Frank. Non c'è niente di eccessivo. Posso capire però che per chi magari non ha visto la serie, come dicevo prima, vedersi già dal terzo episodio una parentesi del genere possa spiazzare. Non però per chi conosce il gioco, perché cavolo, sai cosa succederà, quindi... Stai calmo. Esatto, cioè, chill. Esatto, i primi due hanno corso. Nel senso, se avessimo dovuto rispettare i tempi di gioco, i primi due, mo' saremmo ancora alla fase in cui, cioè, Joel è allungato sul divano. Sì. Questo vuole vedere Joel che si accoccia per prendere roba dalla borsa e uccide funghi. Esatto, esatto.
Andiamo alla prossima. No, ma questo, parte no. Io questo qua penso, questo l'hanno distrutto di insulti, ma poi hanno fatto bene. No. Questo hanno tipo, gli hanno offeso pure la mamma nei commenti. No, è un manifesto di uno spreco di risorse per renderci partecipi di una storia gay di cui facciamo benissimo a meno. E qua già capisci che questo qui vuota la Meloni. Hollywood continua a volerci far vedere due barbuti e pelosi che se lo spiattellano nel Baugigi per spingere le loro idee politiche. Che cos'è il Baugigi? Io, cioè, ma poi le idee politiche, cioè, allora, i gay li ha inventati la sinistra, ragazzi. I gay li ha inventati The Last of Us. Non sono messi di gay, ragazzi. Niente, i gay non sono mai stati prima di The Last of Us. Ho letteralmente skippato la maggior parte dell'episodio. Diventa interessante solo quando, ma guarda un po', ci sono Joel e Ellie che puta caso sono i protagonisti. Capisco l'intento della trama, ma bastavano 10 minuti. Invece hanno sprecato un episodio e trasformato il cazzuto Bill in una donnicciola, nel senso specifico del termine. Pure. Ma tu, uno come questo, no? Mi hai detto, io mi dico, io devo avere un comportamento civile su internet, perché non siamo in un cazzo di bordello. Ma se a me capita una persona così tanto... Cioè, io sto per dire la R word, ma proprio con una violenza incredibile. Però se a me mi scrive uno una roba del genere, no? Ma come posso io non definirlo un rincoglionito, porco demonio? Ma questo qua è stupido. Cioè, uno che scrive una roba del genere è stupido. Ma veramente, cazzo. Ma non te guardare le serie, ma vatti a vedere lo Zecchino d'Oro. Che cazzo, vatti a vedere l'episodio di L'Albero Azzurro, porco Giuda. Con quel cazzo di piccione che ti plana nel culo, do coglione del cazzo. Che poi, innanzitutto, la storia gay c'era anche nel gioco. Non era così diretta, la venivi a capire dalle cose che diceva Bill e dei foglietti, ma c'era. Quindi... che ne facevamo benissimo a meno, ecco, devi criticare anche il gioco se è per questo. Incommentabile il resto, praticamente ha insultato i gay e le donne. Donnicciola nel senso di spregiativo del termine. Donnicciola, cioè veramente, questo qui va radiato secondo me. Boh. No, è tremendo. C'era gente che fa questi discorsi qua, non la concepisco, te lo giuro, più forte di me. Vabbè, ho trovato anche altri commenti su Twitter, ma alla fine sono un reiterarsi di questi qua, perché sì. Questi mi fanno vedere che questi qua fanno un giro di parole assurdo per dirti no, ma io i gay non li voglio a schermo, che schifo l'uomo che lecca il pisello. Basta, cioè, veramente, non se ne può più, non se ne può veramente più. No, ma a me dà fastidio quando vogliono mettere... Non dico per forza, ma quando queste tematiche vengono trattate in maniera pacchiana, come per esempio, non parlo dei gay, parlo della scena delle supereroine in Endgame. Porco Dio. Ecco, quella era una roba pacchianissima, cioè ti fanno vedere uno e mamma mia. Là il cringeometro ha rotto tutto. Sì, si è rotto. Io da quel momento non mi cringio più perché si è rotto il cringeometro. No, là veramente, io veramente, ormai quando guardo il mio mediante, al confronto di quello, sono veramente roba di degrado lento. Quella scena ha risettato gli standard. Cioè, veramente, lasciamo perdere. Quello no, ma qui, cioè, questa è una bellissima storia d'amore, indipendentemente dal fatto che sia gay o meno, quindi... assolutamente, perché lamentarsi? Esatto, Peppe. Madonna, io mi ricordo i casini che fecero per Ellie Lei, madonna. Io penso che lo schifo che ho visto dalla community gay, dalla community incredibile risposta, ragazzi. Io farei 2 più 2, secondo me quei commenti che abbiamo appena letto sono di Kenzo. Chiedetevi perché ha cancellato l'immagine del profilo e il nome di chi ha fatto i commenti. Ho sbagliato, volevo dire la community gamer. Ma perché sono così uguali queste parole poi? Dalla community gamer. Non ho visto.
dalla community gamer. Da paladino a malfattore un attimo comunque. Oddio. Che antieroe, allora, Kenzo. Veramente. Lo schifo che ho visto dalla community gay. Porco the gamer. Oh. Cazzo. Non è possibile. Impossibile andare avanti stasera. Dio Cristo, Dio. Allora, lo schifo che ho visto. Dalla, ti prego, dillo ancora una volta. No, me lo tatuo. Oddio, lo schifo che ho visto dalla community gamer, okay, di destra, quando uscì The Last of Us parte 2. Mai più vista una roba del genere. Mai più. Ma la cosa veramente che mi fece proprio, cioè, quel periodo là quasi mi veniva lo schifo a pensarmi gamer, a definirmi gamer, porco Giuda. Una cosa tremenda, cattiveria su cattiverie. Poi c'è gente che andava fiera a fare discorsi per internet, tipo, adesso gioca una merda perché ci sta questa che è lesbica, perché ci sta quella lì che è un femmina pompata, gente che dice, ma questa qui è sicuro trans perché è pompata. Ma ci sono queste parti di community che fanno proprio schifo, tipo, tornando alla serie, ci sono quelli, cioè, non so se hai visto girare quelle immagini di Bella Ramsey tipo un po' deformata con Photoshop, no, nemmeno con Photoshop, con Paint. Sì, Bella Ramsey, ma quelle hanno distrutto il braccio. Ma sono robe assurde per quanto fanno schifo, mamma mia. Ma come fai? Cioè, è comunque una persona, poveraccia. No, è tremendo, tremendo. Io quando ho visto quella roba direbbe, cioè, questa poi tra l'altro, quando è stata annunciata come Ellie, che era tipo 2 anni fa, cioè questa qui era proprio una teenager, nel pieno della sua adolescenza, distrutta così dall'internet, perché semplicemente è stata scelta come Ellie, come un personaggio di una trasposizione televisiva di un videogioco. Sì. Porco Giuda. Cioè, poi tra l'altro, come diceva Wilix, lei è bravissima come attrice, per l'età che ha. Quindi, che cazzo? Cioè, veramente, ma manca di che l'hanno, cioè, tu magari l'hai già vista all'opera, ti metti là a criticarla per le doti attoriali che c'ha che fanno schifo, no, ma manco l'hanno vista all'opera, cioè di lei non se l'ha manco visto tipo un test di quello, tipo come quello di Joker, che magari la vedi nei panni di Ellie un attimo per capire due cose, no, non se l'ha visto un cazzo di lei nei panni di Ellie. Quindi, sì, lei ci deve avere dubbi, ma non cioè, però noi avevamo dubbi, però erano dubbi più sulle caratteristiche fisiche di Ellie, che non rivedevamo in Bella Ramsey, ma non sulle che è bella, brutta o qualsivoglia preconcetto fisico. Sì, che poi non rivedevamo le caratteristiche fisiche, che però facevano parte del personaggio, nel senso non della sua caratterizzazione, ma della sua ragion d'essere, quello che ne abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato nello scorso episodio, ovvero gli occhi grandi, no, per farla sentire al giocatore come un esserino da proteggere. Qui invece si vuole puntare anche su altro, non per forza su solo su questa cosa qua. E anche loro stessi, come abbiamo fatto vedere nella scorsa live, hanno puntato su altro quando hanno fatto i nuovi modelli per il remake, molto più realistici e meno kawaii. Che poi Bella Ramsey l'ha sentita questa cosa. Cioè, lei a voi. L'ha letto di sfuggita il titolo di un'intervista in cui lei dice comunque di essersi ripresa quando effettivamente, se non sbaglio, quando ha visto, non so se le prime reazioni, ma comunque quando si è vista all'opera, queste cose così.